Oggi analizziamo questo flight controller Omnibus F4 V2. Si tratta di un flight controller particolarmente indicato per i mini quad racing o acrobatici. Il processore che monta è un STM32 F405. Si tratta quindi di un processore F4. Il giroscopio invece è un MPU 6000. Il metodo di comunicazione è un SPI, che è decisamente più veloce dell'I2C. Il processore F4 ci garantisce un'elevatissima potenza di calcolo. Possiamo infatti tenere i PID loop e il giroscopio a 8 kHz. E possiamo tenere attivate anche tutte le feature come accelerometro, black box, OSD, GPS e altro, e avere un carico di lavoro del processore sempre molto basso. Questo flight controller ha la possibilità di essere collegato direttamente alla batteria LiPo. Le batterie accettate sono da 2 a 6S. È integrato anche un back a 5V da 3A. Le porte UART di questo flight controller sono 3 e sono chiamate UART 1, UART 3 e UART 6. La porta UART 1 è sia in questi 3 pin qua che in questo connettore JST. E nella porta UART possiamo collegare un ricevitore SBUS o PPM, mentre non sono accettati i ricevitori PWM. Le porte UART 3 e UART 6 sono invece in condivisione in questo JST qua. Per quanto riguarda invece le radio spectrum, il ricevitore satellite va collegato in questa porta qua. Infatti abbiamo i pin DMS2 Terra e 3.3V. A fianco del connettore delle radio spectrum notiamo questo pulsante. Si tratta del pulsante di boot. Infatti per accedere al bootloader questo flight controller non ha bisogno di effettuare nessuna saldatura, ma basterà la pressione di questo tasto. In questi due pad invece possiamo collegare un buzzer. Il filo positivo andrà collegato sopra, mentre quello negativo sotto. Per quanto riguarda i cavi segnali degli ESC, andranno collegati in queste serie di pin qua. Questo flight controller supporta fino a 6 ESC, quindi potremo costruire al massimo un esacottero. Se non vogliamo saldare i cavi segnale direttamente nel flight controller, possiamo usare questo connettore JST posto nella parte inferiore del flight controller. Si tratta di questo. Abbiamo anche la possibilità di collegare un GPS e dovremo utilizzare questo connettore JST qua sopra. Vediamo adesso la parte inferiore del flight controller. Le cose più importanti che possiamo notare è la presenza del chip dell'OSD e il lettore di card microSD. Grazie al lettore di card microSD possiamo registrare i file della nostra black box senza avere il problema di dover cancellare quanto abbiamo registrato, perché solitamente la memoria flash dei flight controller non permette di registrare file di grosse dimensioni. Questo limite invece viene superato dalla presenza della microSD, sulla quale possiamo registrare una quantità di dati molto superiore. Come dicevo, caratteristica molto interessante di questo flight controller è la presenza di un OSD integrato. Tramite l'OSD infatti possiamo vedere direttamente negli occhiali tutta una serie di informazioni utilissime, come il voltaggio della batteria, il segnale RSSI, possiamo attivare un timer e tante altre funzioni che sono modificabili direttamente da Betaflight. Per poter visualizzare tutte le informazioni dell'OSD dobbiamo collegare il cavo segnale della nostra telecamera sul flight controller. Quindi dobbiamo collegare il video in che va direttamente alla telecamera in questo pin qua sotto, mentre il video out che va direttamente alla VTX nel pin sopra. Oltre il cavo segnale possiamo alimentare anche la nostra camera e VTX, e possiamo scegliere se alimentarle in maniera costante a 5V oppure col voltaggio della batteria. Per poter scegliere tra i 5V e il VCC dobbiamo creare un ponticello tra questi tre pad. Se verranno collegati insieme RAM e 5V, su questi pad qua avremo un'uscita di 5V. Mentre invece se verranno collegati RAM e VCC, in questi pad avremo direttamente il voltaggio della batteria. Come possiamo notare, di default sono saldati i pad RAM e 5V. Avremo quindi qui 5V in uscita. In ogni caso, consiglio di collegare al flight controller solo i cavi segnale, mentre l'alimentazione prenderla direttamente dalla PDB. Questo per non sovraccaricare troppo il flight controller e fare in modo che non si riscaldi troppo. Per concludere possiamo dire che questo flight controller è veramente ottimo. Il processore F4 è potentissimo e il giroscopio MPU 6000 è uno dei migliori. La possibilità di avere anche un SD integrato
e lettore di card micro SD lo rendono veramente un flight controller completo e adatto a tutte le esigenze. Questo flight controller è presente anche un barometro, anche se per dire la verità nei mini quad racing o acrobatici è una feature che non viene utilizzata. Questo era il mio video sul flight controller Omnibus F4 V2. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale.